disse Oscar Wilde, l'aspetterò tutta la vita, l'importante è che faccia in fretta. Intanto io vado ad accogliere il vice sindaco. A raccogliere, è caduto? Sì, era quasi caduto. Intanto chiedo di accendere il microfono, appunto. Da sì, cui, è acceso. Da cui deduco che la vita, poi l'attesa di vita, non esatto. sia poi così. Grande. Sì. No, è così perché grande, così grande vice sindaco. Lo diceva l'importanza di chiamarsi Ernesto. Ah, ecco, ecco, ecco. Allora, buonasera. Intanto salutiamo il vice sindaco con un applauso. Buonasera, però, eh. Buonasera a tutti. Sono molto contento che siate potuti intervenire e che abbiate potuto godere di questa serata che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione della città. Siamo al terzo episodio, al terzo evento. SMS è stato voluto caparbiamente da questa amministrazione e rappresenta un evento nuovo tutti gli anni. SMS che cos'è? È un progetto del Comune di Cento che ha la volontà di raggiungere i ragazzi attraverso lo sport e la musica per parlargli di sicurezza, perché questo è il nostro fine, aumentare la sicurezza reale o percepita dal cittadino sul territorio centese. Il tema di oggi è il tema dell'abuso di alcol, purtroppo una piaga che è reale, viva non soltanto nella nostra realtà ma anche purtroppo in tutto il mondo, e su questo tema noi ci siamo impegnati per poter dare qualche messaggio ai nostri giovani, per cercare di aiutarli a non cadere in quella trappola che a molti di loro è costata persino la vita. Abbiamo fatto diverse azioni in questo periodo, abbiamo raccolto dei dati, insieme a me l'assessore Manderioli cercheremo di spiegarvi alcune cose e poi con Duilio Pizzocchi interverremo per così non caricare troppo la giornata. Esatto. Drammatizzare quello che è appunto il tema di alcol e abuso di alcol che andremo a vedere anche nel vedere specifico. Più ecco, nel frattempo porto i saluti del dottor Caputo che per un problema di salute purtroppo è stato trattenuto egli stesso in ospedale, quindi gli facciamo tanti auguri di una rapida ripresa e speriamo che possa rientrare celermente nel nostro ospedale. Vi ricordo che il dottor Caputo lavora nell'unità di medicina del nostro ospedale, dell'ospedale di Cento, è il presidente della società di alcolologia, il presidente regionale, e quindi c'è questa professionalità all'interno della nostra comunità e del nostro ospedale, una professionalità che si mette a disposizione della cittadinanza per tutte le necessità che via via si dovessero creare. Per quanto riguarda noi, adesso chiamerei, se siete d'accordo, l'assessore Manderioli per cominciare, diciamo così, a dare alcuni dati. Lo so, cioè che non è proprio la scaletta. Non è proprio nella scaletta. Non è proprio quindi scaletta, lei è un sovversivo, torni dietro. Quindi, vada no, dietro. Lo teniamo qui con noi, venga pure con me e intanto io farei vedere il secondo video, appunto per capire un attimo quello che pensano i giovani. When the walls are blue, I believe when the storm is through, I believe I heard them say. Ciao Mauro, ciao. Ciao, benvenuto anche alla Web TV che è stata inaugurata ieri dal sindaco Cento. Benvenuto a Cento e cosa pensi delle Web TV? Queste che stanno nascendo e questa che è stata fatta qua a Cento. Guarda, la Web TV ha un pregio, una vaga idea, non avendone fatto ancora una, mentre molti dei miei cosiddetti colleghi ne hanno fatte, cito l'avventura soprattutto perché è una che ha molto investito su questo. Mi sembra che per i cosiddetti VIP sia una forma di autopromozione, per cui vieni a vedere l'avventura che fa i biscotti, perché? Mi domando io, per essere carina la ricetta, no scherzo. L'avventura è veramente sulla rete, non c'è niente da fare. Secondo me ormai tutto quello che può diffondere, diffondere in modo pubblico la musica, l'arte, secondo me, mi piace perché la forma è una forma di, come diceva una pubblicità una volta, poca spesa, molta resa. I giovani di oggi per loro esiste solo la rete, non esiste nient'altro, quindi il web, la Web TV avrà veramente un grandissimo futuro. Però mi piace l'idea che non a pagamento, non a canone, ma sul territorio,
diventi ciò che erano le radio private una volta, cioè una forma di comunicazione con la cittadinanza. Se allora il sindaco e gli assessori ogni tanto, magari una volta alla settimana, facessero relazione ai cittadini ciò che sta avvenendo in Consiglio Comunale e trasformassero questa seduta, non dico in uno spettacolo perché la politica è una cosa seria, ma qualcosa del genere sarebbe molto utile anche per chi la guarda. Gecko Web TV, il canale della gente comune. Cambia faccia alla TV. Beh, direi che questa, hanno detto appunto che cos'è la Web TV e cos'è Gecko Web TV. Andiamo a vedere un attimo appunto da chi ci lavora e da chi sta proprio creando questa Web TV. È un anno che lavoriamo sulla Web TV. All'inizio il progetto SMS si è concentrato sul progetto defibrillatore. È stato il nostro primo progetto realizzato e trovando il finanziamento della Regione Emilia-Romagna sono stati posizionati i defibrillatori sul territorio centese, cosa che non era ancora mai avvenuta. Per esempio sono nel palazzetto dello sport, nella piscina, e si stanno via via distribuendo sul territorio. Ne è fornita la Polizia Municipale, quindi tutte le volte che le pattuglie sono in giro c'è anche un defibrillatore. E questo è stato il nostro primo progetto. Il successivo è stata la polizia di prossimità. La polizia di prossimità è portare la polizia municipale, soprattutto nelle frazioni, con un ufficio mobile, cioè la possibilità di eseguire tutte le procedure che normalmente vengono fatte nella sede di Cento in via Farini, possono essere fatte in quell'ufficio mobile che vedete alla vostra destra. E si posiziona periodicamente nelle frazioni ed è a disposizione dei cittadini. Inoltre viene dato anche un questionario, qualcosa da compilare con le richieste e i suggerimenti che i cittadini forniscono all'amministrazione per migliorare il servizio e quindi aumentare la sicurezza. Che voi veramente guardate, vagliate e vedrete appunto cos'è la cosa più importante per il cittadino. Infatti noi abbiamo già fatto un incontro con le Consulte il 17 di aprile o il 14 di aprile, se non ricordo male. Abbiamo già fatto un incontro con le Consulte in cui abbiamo ricevuto ulteriori segnalazioni e questo è un progetto che sta riscuotendo davvero grande successo. Questo è l'ultimo in ordine cronologico, la Web TV, la necessità di comunicare con la popolazione. Ce ne siamo accorti tutti con l'evento disastroso del terremoto. Qualche matto che andava in giro dicendo che la scossa sarebbe arrivata alle 19, ce lo ricordiamo tutti. Purtroppo sì. Ce lo ricordiamo tutti. E abbiamo sentito l'esigenza di creare uno strumento che è raggiungibile dappertutto, perché attraverso internet, in cui l'informazione in caso di emergenza è un'informazione certificata, perché voi avete visto insieme agli altri loghi quello del comune, e quindi quando dovesse esserci bisogno, il comune è in grado di intervenire in modo remoto, cioè dalla fonte, e dare le informazioni certificate a cui il cittadino potrà rivolgersi. Saranno posizionati dei monitor nei principali punti di raccolta, negli uffici pubblici, e speriamo che anche le attività commerciali possano contribuire alla diffusione di questo mezzo. Quindi c'è anche una collaborazione appunto tra il cittadino e direttamente l'ente politico che siete voi del comune. E questo è uno dei fini, perché al di là diciamo della sicurezza che caratterizza questo progetto in modo univoco, a me non risulta che ne esista uno simile per quello che ho potuto indagare. Il fine secondario è quello di aumentare la conoscenza del nostro territorio, e quindi le aziende, le occasioni, le sagre, piuttosto che gli eventi culturali, gli eventi sportivi, gli eventi musicali, tutti potranno trovare all'interno della Web TV un adeguato spazio per farsi conoscere e per farci conoscere, perché quello di cui abbiamo bisogno è stare assieme. L'abbiamo riscoperta la solidarietà, l'abbiamo riscoperta nel momento più tragico, abbiamo riscoperto la nostra natura umana, stiamo ricominciando a dimenticarcelo. E invece no, siamo uomini, siamo donne, siamo uniti in ogni momento, non solo nell'emergenza. La Web TV è a disposizione della cittadinanza, spero che possa diventare presto una piacevole abitudine quella del cittadino centese, che collegandosi alla Web TV e contribuendo a quelle che sono le notizie che potrà fornire la Web TV possa trovare una sensazione di sicurezza maggiore. Poi pochi giorni fa abbiamo visto anche che il comune ha messo a disposizione la Wi-Fi
quindi tutti possono anche andare a vedere direttamente appunto la Web TV. L'amministrazione ha fatto un altro grande sforzo. Giusto per collegarci, per capire comunque chi non ha interno della casa, comunque il comune ha messo a disposizione questa wifi all'interno di queste strade, soprattutto anche del centro, che danno la possibilità appunto di collegarsi via internet e vedere questa GECO Web TV del comune di Cento. Perché diciamo wifi? Diciamo wifi, così per rivolgerci a tutti, esatto, è il segnale che normalmente, diciamo così, siamo abituati a vedere sui telefonini o piuttosto sui tablet, ma che può essere utilizzato a qualunque età, perché la predisposizione di uno di questi oggetti e l'uso è sempre più semplice. E allora invito i figli, i nipoti a regalare ai nonni un mezzo di collegamento a internet per poterli allacciare, sia pure in modo virtuale, a questa comunità, perché comunque questo non deve essere l'unico mezzo, perché stare assieme è comunque il nostro fine. Sì, quindi vedremo a breve non più il giornale, ma vedremo i tablet. No, no, non vogliamo fare nessuna concorrenza, ma andiamo anche stiamo a vedere quello che la TV. Andiamo avanti con l'ultimo video. Faremo invece entrare l'assessore. Assessore? Allora, qui con noi Massimo Manderioli per un slide per l'informazione riprese dal questionario Ma tu bevi? Un applauso però, eh? Lo so che ve lo sto chiedendo, ma stiamo appunto lavorando su quello che è Ma tu bevi e tutte le varie statistiche che ci sono. Un po' di tempo fa è uscito un questionario sui social network, Facebook, si poteva scaricare anche dal sito internet del comune di Cento, dove si richiedevano delle informazioni all'utente specifiche sull'abuso di alcol e anche sull'uso di alcol, che sono due cose ben differenti. Abusare e usare sono due termini molto distanti l'uno dall'altro. Andiamo con la prima slide, lascio a lei ovviamente il... Sì. Innanzitutto buonasera a tutti, è vero, noi prendiamo sempre in considerazione quello che è l'abuso, quindi non si è qua a demonizzare il consumo di alcol. Non facciamo i moralisti, insomma. Assolutamente no, anche perché nella nostra cultura è legato a momenti di festa e quindi non ci occupiamo di questa particolare situazione. Diciamo che a luglio per l'appunto abbiamo somministrato attraverso la rete e soprattutto Facebook un questionario che secondo noi doveva essere accattivante e che poteva avere un contatto soprattutto con quella parte di giovani interessati a questo fenomeno, perché di fenomeno si tratta. E parlo degli adolescenti, perché si possono ancora catalogare in questa situazione, 11, 13 anni, 15 e 17. Mi date per cortesia dalla regia la prima slide? Ecco che è questa. Grazie. Quindi già qua possiamo vedere che purtroppo, questo è un dato anche nazionale, rispecchia una risposta che è solo dell'1%. Quindi questo cosa ci fa capire? Che per questa fetta di soggetti non è considerato un problema e quindi non è da mettere nella categoria delle preoccupazioni e quindi fa parte della normalità. E io invece credo che sia un messaggio abbastanza preoccupante, perché in questa fetta ci stanno le preoccupazioni maggiori dell'abuso di alcol e non solo, quindi mescolato ad altre sostanze. Per il resto voi potete vedere la risposta soprattutto nelle fasce di età, e quindi questo rispecchia molto il dato nazionale. Però quello che mettiamo in evidenza e che credo che le istituzioni e gli addetti al lavoro debbano tenere in considerazione è proprio la scarsa partecipazione di chi invece fa abuso veramente di questa sostanza. L'alcol, ripeto, crea dipendenza, quindi forse non è il caso di sottovalutarlo, ma di affrontare la situazione con il dovuto dei modi. Possiamo passare alla seconda? Ecco, la seconda chiedeva ogni quanto bevi alcolici e superalcolici. Il 30% risponde nei weekend
e il 29% raramente. Anche questi sono due dati che possono in qualche modo essere contraddittori l'uno per l'altro. Comunque questo ci fa già capire che nei weekend c'è una certa libertà. C'è una certa libertà e soprattutto si ricorre a quello che noi consideriamo tecnici e non solo politici, consideriamo raggiungere lo sballo. Raggiungere lo sballo, e voi sapete che cosa significa. Significa entrare in una situazione in cui forse anche tutta una parte dell'aspetto emozionale viene in qualche modo alterato. Possiamo andare avanti? Ecco, hai mai bevuto troppo e preso la balla? Ecco qua, sì, mi è successo più volte, ma non saprei dire quante. Poi il 38% dice no mai, il 14% dice sì, mi succede spesso almeno una volta a settimana. Quello che ci fa pensare a noi tecnici è che mi fermo prima perché so quanto reggo l'alcol. Questa è un'affermazione che suscita qualche perplessità, perché proprio l'effetto dell'alcol non dà un preavviso, in quanto noi il nostro corpo non lo metabolizza, quindi non possono arrivare dei segnali. Sappiamo soprattutto che le cellule soffrono perché l'alcol non viene in qualche modo riconosciuto dal nostro corpo, quindi non si può avere questo dato e non ci si può nemmeno fermare. Beviamo con moderazione e soprattutto non cerchiamo di trovare nell'effetto dell'alcol il divertimento, perché non c'è. Possiamo andare avanti? Ecco, che cosa hai provato? Qua giochiamo un po' nelle emozioni. Che cosa hai provato? Il 42% dice divertimento quando è proiettato sugli altri, ma sappiamo benissimo che chi abusa di sostanze non si rende conto e non percepisce una fase di divertimento. È legato alla solitudine, è legato allo stare male e noi dovremmo lavorare molto su cosa significa divertimento per i giovani. Le chiedo solo una cortesia. Prego. Dato che c'è un'immagine sfocata, se può, sì, leggere dalla sua immagine, abbiamo il 42% di divertimento, 28% mi pare che sia vergogna. Un attimo solo. 28% dice vergogna e il 26% dice niente di particolare ma solo abitudine. Il 3% mi sono sentito oppure mi sono sentita più parte del gruppo. Solo l'1% prova soddisfazione. L'alcol ha anche un sapore che può piacere, soprattutto se è usato per stimolarne il consumo. Voi vedete soprattutto negli aperitivi destinati ai giovani come vengono proposti con sapori fruttati, colori accattivanti. Quindi tutto questo sviluppa e crea una possibile dipendenza. Quindi in Italia ci si è accorti che il consumo dell'alcol non è nelle fasce del mercato soddisfacente, quindi si cerca di aiutare. Si cerca un prodotto migliore che, certo, sia economicamente vendibile. Certo. Però soffermiamoci sul divertimento, quando poi dopo divertimento non l'è più. Possiamo andare avanti? Ecco, perché bevi mai da solo? Allora, il 63% dice no mai. Allora, questo cosa ci fa capire? Che è un aggregante. È un aggregante. Esatto. Quindi, è un effetto colla. Certo, ci siamo accorti anche che molti giovani usano proprio questa possibilità di bere per sconfiggere anche un momento di solitudine, oppure di poter appartenere al gruppo. Forse questo è il prezzo da pagare e forse è questa anche la riflessione che noi adulti, che noi educatori, che noi famiglie dobbiamo fare con noi stessi. Possiamo andare avanti? Ecco, di solito con chi bevi alcolici, 70% dice con amici. Ecco, quindi qua il dato... Certo. Ovviamente perché non c'è la famiglia di mezzo. Cioè, la famiglia, diciamo, non c'è, oppure non ci se sono c'è, vincoli con gli amici. La famiglia c'è, è presente, però non considera che possa essere un problema. Quindi c'è questa abitudine di indagare poco. È anche poco. Difficile capire qual è la soglia del danno. Certo, cioè, quando una, certo, persona arriva all'alcolismo non è sempre facile, infatti, recuperarla. In Italia si comincia a parlare di riduzione del danno proprio per l'appunto perché è stato sollecitato all'inizio, fine settembre.
70 anni, anni 70 e inizio anni 80, proprio con la presenza e la comparsa anche in Italia della sieropositività delle persone. Si comincia a parlare di riduzione del danno, perché soprattutto si crea un danno sociale, oltre che economico, per quello che riguarda anche l'aspetto salute e sanità. Ecco, quindi 70% dei nostri giovani, che non sono solo giovani, perché abbiamo visto che i giovani proprio non rispondono a questo messaggio, dice che si diverte con gli amici. C'è un campionario abbastanza vasto. È importante questo questionario. Io ringrazio anche Informa Giovani, che ci ha dato la possibilità, preziosissimo lavoro di Erika Bergamini, che è veramente ha seguito, e qua veramente qui dovrebbe un applauso per l'applauso Erika Bergamini, che merita un applauso spontaneo. È stato un aiuto prezioso, ma non solo aiuto, proprio una motivazione per poter andare avanti, soprattutto per noi. Quindi i nostri giovani, l'ho sentito molto spesso parlare questa sera, la vita è una sola, effettivamente è proprio così. Anche la famiglia credo che debba essere vicino ai propri figli per fare in modo che il danno sia minore, proprio anche quello effettivo. Possiamo andare avanti? Ecco, forse... Di solito... Mi fate gli scherzi? Questa è la slide successiva. Okay. Di solito con chi bevi alcolici, è sempre la precedente, amici 70%, cosa pensi quando vedi qualcuno ubriaco? Penso sia un po' triste doversi ubriacare per riuscirsi a divertire. Anche questo dato si contrappone al fatto che il 70% dei giovani lo facevano per divertimento. Quindi sono dati sui quali si deve riflettere. L'altro dato preoccupante è rimango indifferente, il 20%, che non è poco. Siamo abituati a vedere gestire anche crisi etiliche senza il coinvolgimento dell'aiuto oppure del personale sanitario. Questo è molto pericoloso, perché si pensa di essere capaci di poter magari solo con il vomito espellere questa sostanza, che poi non è così, ecco, quindi porta altre conseguenze. Quindi mi fa pena che è uno sfigato, questa è la parola di moda, mi diverte, vorrei esserlo anch'io, oppure mi fa rabbia. Sono dati che fanno riflettere, soprattutto per quella che è l'abitudine dei nostri giovani. Hanno bisogno di divertirsi insieme, e molto spesso è un insieme fatto di solitudine. Andiamo avanti. Cosa hai provato quando hai visto un tuo amico ubriaco? Ecco, qua abbiamo voluto giocare un po' sulle emozioni, perché io credo che un aspetto dell'emozione nel nostro mondo, nella nostra società, sia dimenticato e debba essere riscoperto. Che cosa si prova a fare qualcosa, anche nel mondo della solidarietà? E cerchiamo sempre di insistere per poter dire cosa hai provato ad aiutare un amico, e forse è lì la soluzione per far risvegliare dentro noi stessi e una società che pare assopita invece una scintilla di speranza, perché le emozioni fanno parte della nostra vita e vanno tutte rivisitate e rivalutate. Il 55% dice sì, dice dispiacere, e questo è un dato importante, perché vedere giovani che stanno male, lo vediamo molto spesso in occasione di eventi come il carnevale o altre occasioni dove i giovani sono concentrati, dove c'è aggreganza, e sono aggregati, e scoprire che il dispiacere fa parte delle loro emozioni, credo che sia su questo che noi dobbiamo lavorare. Bene. Abbiamo, credo, una delle ultime slide. Pensi che fra i tuoi amici qualcuno abbia problemi con l'alcol? Forse qualcuno sì, ma niente di serio, 36%, che va insieme al 35%, no, nessuno. Allora bisogna anche qua fare una considerazione, sapere riconoscere negli amici che si frequentano quando è il momento di poter dare un nostro contributo per aiutare.
aiutare non significa solo sdrammatizzare, ma aiutare credo che serva anche andare nel profondo delle emozioni per dare un contributo di grossa solidarietà. Non ci si aiuta solo, non so, percorrendo l'autostrada a forte velocità e trovando in essa un piacere che non esiste. Si aiuta anche a condividere delle emozioni e soprattutto a capire perché si arriva a cercare di abusare alcolici oppure altre sostanze. Quindi andiamo alla radice del problema, sì, che non è sempre quello che appare. Certo. Andiamo con la prossima slide. Dalla regia è finita, ecco, è finita, è finita. Allora, è finita con questa, io ringrazio voi, ringraziamo Massimo Mandriola appunto per l'intervento, per le parole che ha avuto, intanto che la regia sta preparando subito l'ultimo video. Ci ma siamo? Noi non possiamo esimerci da fargli un regalo ad entrambi. Ah sì, è giusto perché parliamo di abuso di alcol, ma tutto sommato bisogna anche fare in modo, cioè mi sembra giusto, una per uno, che non fa male a nessuno. Quella prima. Grazie. Più adesso le do anche al vice sindaco. E l'alcol test dopo, mi raccomando, aspettiamo 20 minuti prima di farlo. Noi l'abbiamo già provato. Se volete bere anche voi, però almeno fatelo con prudenza. Anche a lei, grazie del vostro intervento. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie agli spettatori. Arrivederci, buonasera. Andiamo con l'ultimo video. Quanti anni hai? 72. Tu bevi alcol? Sì, sapore me. Poco. No. Sì. Sapore me, tra birretto. Sì, con il tanto, pochissimo anch'io, però sì, tra aperitivi così. No, perché sono intollerante la lana. Far promossa senza mantenere la mano. Sì. Del salpore mente. Sì. No, io no. Bevo lo spritz e bevo a tavola mangiando del vino buono. No. No. Sei sicura? Sì o no? Dai, bevo un sacco. Ok. No, solitamente no. E stasera? Stasera ho bevuto un pochino perché mi hanno costretto l'ora. Ah, ti hanno costretto l'ora? Due anni, però davvero. Beh. Sì. Principalmente vino e birra e spritz. Vi riuscite anche a contenere nel bere? In che occasione bevi? Perché c'è un'occasione per bere? No, c'è occasione per te? No, bevo quando voglio di bere. Ok, solitamente quando bevi ti sai limitare oppure vai anche oltre? So limitare, ma mi piace andare oltre, cioè lo faccio apposta. Ma hai mai guidato in stato di aderenza? No, quello no. Amici a non bere oppure a non arrivare oltre il loro limite? A volte sì, specialmente quando devo guidare. Ma tu quando esci con gli amici oppure vai a ballare, che cosa bevi? Figlio! Quello che posso bere, Coca-Cola, Sprite, acqua, basta. Allora, ne penso dei giovani sull'auto, penso che i giovani si dovrebbero mettere una mano sulla coscienza quando sono alla guida. Ogni tanto un bicchierino ci sta, perché sai quando sei a tavola così il bicchiere di vino ci sta. Il problema è quando diventano 2, 3, 4, 5, 6. Non va bene, cioè non è che non va bene, però è meglio fare guidare il vostro amico al posto di bere come degli animali e poi dopo guidare, perché dopo ci si abbraccia un platano e non è bello. Da pensarci due volte prima di bere. Ragazzi,
quando guidate non bevete, la vita è una cosa bella, tenetevela stretta. Siccome il nostro vice sindaco ha avuto una brillante idea che si chiama SMS e appunto è un'iniziativa che è contro l'uso smodato dell'alcol, io la approvo. Voi bevete, ma non guidate. Bere responsabilmente o non bere. Ragazzi, mi raccomando, se guidate non bevete. Che fanno i boss, che compran class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco. Gecko Web TV, il canale della gente comune. Cambia faccia alla TV. In ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera. E questa era la visione, appunto. Si sa, un applauso, se volete farlo, alcuni l'hanno fatto timidamente. Noi siamo andati molto cattivamente a prendere ragazzi, come avete visto, durante una serata. Quindi lì eravamo proprio più presi serate, in perché? Castagna. Vedevate sia la parte giorno che la parte notte. Abbiamo cercato di prendere più persone possibili con svariate età, svariate etnie, per far capire che comunque questo problema è un po' per tutti. Esatto. Tra l'altro è stata un'esperienza molto particolare perché giovani hanno dato, giovani e non giovani, delle risposte completamente diverse l'uno dall'altro, quindi c'è un'emotività e una coscienza e una conoscenza di ciò che è riferito al bere. Oltre a dare risposte una dall'altra, a volte anche discordanti, soprattutto esatto, nell'ultima parte, quella serale. Però adesso daremo la parola a Loris, che lo vorrei qui sul palco, che era già pronto. Ah, ok. Sì, buonasera. Ciao, popolo Loris. Di cento e dintorni. Buonasera. Buonasera. Noi ti lasciamo il palco. Grazie. È tutto tuo. Alex, a dopo. Alex e Alex, grazie. Bella. Un applauso. Sono molto bravi, eh. Su, su. Non va bene. Non va bene. Allora facciamo un po' così, ci siamo? No, 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 di più, ci siamo? Oh, di qua? Ci siamo? Allora tutti insieme, 1, 2, 3, ci siamo? Oh, bene, 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 bravi, cosa siete venuti a fare qui questa sera a questa bellissima festa che ha per il titolo SMS, che potrebbe dire tante cose come messaggino, come sport, musica e sicurezza. Io, che sono anche dell'ospite di questa sera, non solo il presentatore ufficiale, ma anche il suo autista di fiducia. Ebbene sì, quando si guida non si deve bere, assolutamente. E voi ragazzi, soprattutto, quando uscite in compagnia, lo dico perché ho molti nipoti, e lo dico sempre a loro, fate guidare qualcun altro, fate guidare qualcuno, grazie, fate guidare qualcuno che non ha bevuto, oppure prendete un taxi, ok? Parliamo dell'ospite di questa sera, l'ospite di questa sera, anzi saranno due, di cui uno a sorpresa, ma io vi parlo del primo, un ospite che molti mi chiedono in generale, ma è emiliano, è romagnolo, ma no, non è emiliano, ma è romagnolo di nascita, perché è nato a Mezzacapra, nelle valli di Comacchio, poi ha cominciato poco poco, piano piano, nelle piccole radio private e nelle piccole televisioni private. E poi nel 1993 circa, chi lo chiama? Maurizio Costanzo, al Maurizio Costanzo Show. E da lì grande decollo, la sua carriera non ha più avuto confini, è finito a Zelig Off, Zelig, una mattina alle 7 del mattino, l'abbiamo visto io, sua madre e suo padre, ma voglio farla breve, signore e signori, ho l'onore di presentare per voi l'unico, il grande, il solo, Duilio Pizzocchi. Buonasera. Buonasera, mi raccomando. Cosa? Non parliamo di alcol. No, come no, sono qua apposta. Allora, se vogliamo parlarne, parliamone bene. Sì. Ok? E seconda cosa, io ho già tolto dal copione tutte le barzellette sui carabinieri e sui vigili. Porta okay? via. Perché ci sono i carabinieri e i vigili? No, ci sono i vigili là. Non vabbè, dire cose vigili, sui vigili. Ma io non ho mai avuto delle barzellette sui vigili. Bene. Date una pettinata e c'è l'intermezzo con la... Sì. C'è Mario? C'è Mario? Mario sarebbe l'assessore alla sicurezza del Comune di Cento, che vi deve parlare di altri argomenti inerenti.
Buonasera. Buonasera a voi. Allora, cosa vogliamo dire? Oh, è difficilissimo adesso, abbiamo riso. Ma possiamo, abbiamo riso a crepapelle. Allora, qualche messaggio di sicurezza e poi chiamiamo il sindaco e il comandante Balderi. Dei carabinieri? Della nostra polizia municipale. t'ho sentito. Meno male. Allora, qualche messaggio, questi messaggi vi ricordo doveva portarli il dottor Caputo che per un inconveniente di salute non è potuto essere presente. Volevo semplicemente così ricordare che il problema dell'alcol è un problema in quanto la maggior parte di noi pensa che non lo possa essere né lo possa diventare. I dati ufficiali dicono che il primo contatto con l'alcol dei ragazzi è a 12 anni e che l'unica cosa che può proteggere questi ragazzi dal incontrare l'alcol e rimanerne vittime è l'informazione, quello che stiamo cercando di fare stasera. Mi raccomando, quando dovesse rendersi conto la famiglia che c'è un problema che anche solo nella teoria può diventare un problema insormontabile, vi invito a contattare il vostro medico curante, le strutture e farvi aiutare, perché l'alcol può condurre le famiglie anche verso dei disastri. Adesso prima abbiamo parlato della possibilità. Hai chiesto tu la base musicale? Sì, perché mi fa piacere. Prima della possibilità, diciamo, degli incidenti stradali, ma le possibilità di distruggere le famiglie da parte dell'etilista, che può essere a qualunque età, sono veramente tante. Nel nostro territorio esistono diversi punti in cui chiedere aiuto. Potete usufruire di questo servizio anche a livello, diciamo così, solo informale, senza qualificarvi. È possibile confrontarsi ed entrare in contatto con le strutture che sono in grado di aiutare. Cosa possiamo fare? Qual è il messaggio che vogliamo che esca da questa serata e che voi possiate portare a casa? Non pensiate che l'alcol sia il problema di qualcun altro. L'alcol può essere il problema di ciascuno di noi. Tante volte il cicchetto fatto alla sera piuttosto che il bicchiere di vino quotidiano possono nascondere una dipendenza psicologica. Provate a toglierli e vedrete che per 2-3 giorni dovete restare concentrati in questa sospensione, perché pur non essendoci una dipendenza fisica si è già instaurata una dipendenza psicologica. L'ospedale a vostra disposizione, il servizio di medicina con il dottor Caputo, tutta la struttura dell'azienda USL, le strutture comunali, i servizi sociali. Mi raccomando, i nostri figli sorvegliamoli, perché non sono figli di altri, sono figli nostri, non ci deve pensare la scuola, non ci devono pensare gli altri, dobbiamo guardarli noi e sorvegliare che la situazione non prenda una strada che costi una eccessiva fatica per poter rientrare. Ecco, io questo è il messaggio che mi sentivo di, come si dice adesso, stressare, di portare, perché il fine ultimo di questo spettacolo è il messaggio della sicurezza. Io ringrazio tutti quelli che hanno partecipato all'ottima riuscita di questo spettacolo, ma noi lo facciamo per parlarvi di sicurezza, per cercare di entrare nelle vostre case e di poter raggiungere le orecchie che normalmente non sono disponibili ad ascoltare. Grazie. No, è perché il fatto è che molte volte, sì, scusate, essendo l'alcol un prodotto in vendita dappertutto, il vino nei ristoranti eccetera, dicono tante volte che il problema è quello di non esagerare, di non eccedere. Però qual è il problema, secondo me? Che quel po' di euforia che ti dà il primo bicchiere, se non sai un po' gestirti, tendi a sperare di amplificarlo ulteriormente bevendone 3, 4, 5, 6 fino ad arrivare a situazioni disastrose. Certo. Perché io non credo che si debba completamente proibire l'uso di un bicchierino di vino. Assolutamente no. Insegnare che non è che crescendo le dosi aumenti l'effetto positivo. Ci sono due concetti da chiarire. Il primo è che non è come andare in bicicletta o fare uno sport, per cui più lo fai e più diventi bravo.
Bere alcol deve essere l'occasione, deve essere l'eccezione, deve essere la possibilità di festeggiare, deve essere l'importanza di un momento che è estraneo alla quotidianità. E poi un'altra cosa, ricordiamoci che è impossibile per ciascuno di noi governare fisicamente con artifici, se ne raccontano dei più strani, l'abuso che si è fatto di alcol. Quando ci rendiamo conto che questo è avvenuto, chiediamo aiuto, perché ci sono i mezzi per venirne fuori, ci sono le possibilità, ci sono le istituzioni ad ogni livello che sono in grado di aiutare. Noi siamo stasera qui, fra una battuta e quell'altra, a rimarcare una situazione che purtroppo diverse famiglie conoscono e che può avere, diciamo così, degli elementi di forte drammaticità. Ma è anche vero che l'alcol è gioia, e l'alcol è l'occasione di poter festeggiare, e guai voler demonizzare ogni cosa. Pensiate semplicemente un concetto: qualunque cosa può far bene o può far male, dipende dalle dosi, dipende dall'uso che se ne fa. Non c'è niente che in assoluto faccia solo bene o faccia solo male. Pensate ai farmaci, che sono delle sostanze che, prese in una determinata quantità e regolarità, fanno del bene, e quando questo invece non avviene fanno solo del male. Anche bevendo 7 litri di latte si sta male. Grazie. Grazie. Volevo chiamare sul palco il sindaco. Prego. Il sindaco di Cento, a cui cedo la parola per la partecipazione a questo evento. Sì, ma solo un saluto, resta qui, perché questa è una serata che hai voluto fortemente tu. Io devo solo dire che non posso che essere felice di vedere tanta gente in questa area che oramai è diventata in maniera stabile uno spazio per gli spettacoli, o come questa sera anche per essere comunità e ragionare assieme su cose concrete. Quindi siamo passati dal ridere a riflettere, poi torneremo a ridere, credo che la scaletta questo dica, ma lo facciamo tutti assieme come una grande famiglia, quindi come una comunità che ha la capacità di non solo ragionare sui problemi, ma che sa che uniti possiamo poi dare soluzioni. Prima il dottor Pedaci diceva che l'alcol è un problema che va affrontato sapendo che ci si può rivolgere con fiducia ai professionisti del sistema pubblico, ed è verissimo. E una comunità sa che quando chi siede accanto a noi può avere un problema, ecco che allora diventa il problema un po' di tutti, e bisogna aiutarlo a prendere innanzitutto coscienza di una difficoltà e spingerlo a rivolgersi dove appunto dicevamo prima. Io voglio fare i complimenti alle tante persone che hanno lavorato dietro le quinte per una serata come questa. Sono certo che capite che essere in tanti qui questa sera ha comportato molto lavoro. Ringrazio il vice sindaco che ha determinatamente voluto dare corpo e gambe ad SMS, che giunge alla terza edizione ed è già un appuntamento stabile per la nostra città, ma anche tutta la struttura del comune e tutto il mondo dell'associazionismo e del volontariato che ci ha dato una mano per questa serata. Quindi buon SMS, ragioniamo, riflettiamo e cresciamo nella consapevolezza che non c'è un problema abbastanza grande da non poter essere affrontato un pezzo alla volta. Grazie al sindaco, vi presento il dottor Fabrizio Balderi, che è il comandante del nostro Corpo di Polizia Municipale, una persona con la quale io collaboro sistematicamente. Siamo in strettissimo contatto su tutte quelle che sono le problematiche della città e lavoriamo assieme cercando di creare degli obiettivi che possano uscire dalla routine, che possano fornire un nuovo servizio al cittadino, dando, diciamo così, concretezza a quello che è senz'altro un lavoro che da sempre è stato fatto nella nostra Polizia Municipale con concretezza e serietà.
è che in questa occasione in cui ho avuto la fortuna, il privilegio di poter collaborare, sto cercando di dare, diciamo così, una mia impronta. Con il comandante Balderi io vorrei affrontare il tema dell'abuso di alcol dal suo punto di vista, dal punto di vista della Polizia Municipale. Cosa ci dici, Fabrizio? Cosa ci puoi raccontare? Cosa puoi dire alla città di quelle che sono le problematiche dell'uso dell'alcol? Buonasera a tutti. Indubbiamente l'abuso di alcol è ormai sicuramente un argomento che, per quello che ci riguarda da un punto di vista professionale, ci occupa veramente in grande parte. Noi vediamo tutti i giorni gli effetti dell'abuso di alcol nell'ambito ovviamente degli sinistri stradali e dell'infortunistica. Spesso quindi troviamo dopo un incidente stradale che il conducente aveva quindi abusato di alcol. Quello che ci preoccupa però, al di là di questo fatto che è già molto grave, è che sappiamo e vediamo che sempre più nelle fasce giovanili l'abuso di alcol sta prendendo piede, cioè l'alcol, se in generale viene consumato di meno, ma nei giovani viene consumato sempre di più e sempre secondo un modello più vicino a quello anglosassone, cioè quindi slegato dalla cultura del bere e dell'alimentazione, ma legato esclusivamente quindi al bere fine a se stesso. Ecco, su questo punto quindi abbiamo cercato e cerchiamo, insomma, di incidere attraverso anche un'azione di educazione e di prevenzione che ci compete istituzionalmente. Nell'ambito quindi del progetto SMS che prima hai illustrato e hai citato, oltre a tutti gli interventi di polizia di prossimità eccetera, abbiamo anche quest'anno svolto una, magari piccola ancora, ma insomma speriamo che cresca, attività di educazione stradale, ma di educazione e di informazione proprio su questi argomenti nelle scuole medie superiori. Sono state 18 ore che però sono state molto più, come posso dire, gli studenti stessi avrebbero voluto maggiori, con maggior numero, insomma, perché l'interesse è stato tanto. Quindi questo dimostra che c'è voglia di informarsi, voglia di conoscere, e forse piano piano anche si incomincerà ad avere una maggiore consapevolezza nell'uso dell'alcol per non arrivare all'abuso, anche perché sappiamo, purtroppo, l'abbiamo visto prima nelle slide proiettate, che c'è questo fenomeno della poliassunzione, quindi l'alcol è solo un elemento spesso di uno stile di divertimento svolto durante il weekend soprattutto, che comporta però l'assunzione anche di altre sostanze. Questo quindi chiaramente aggrava e bisogna sempre di più informarci noi prima, prepararci professionalmente per poter informare e rendere maggiormente consapevoli i ragazzi. Per rendere più efficace questo tipo di lavoro che la nostra Polizia Municipale, come avete sentito, svolge da anni all'interno delle nostre scuole, mettiamo a disposizione anche la Web TV. Come alcuni di voi sapranno, abbiamo attrezzato le nostre scuole con delle lavagne multimediali che possono collegarsi a internet, e manderemo sulla Web TV regolarmente i servizi che saranno mano a mano registrati, per esempio con la Polizia Municipale, in quelle 18 ore che hanno dedicato in 18 classi, e invece saranno a disposizione di chiunque, qualunque classe in quel giorno voglia istruire, voglia mettere in contatto la professionalità dei nostri vigili, la loro competenza, la loro esperienza a questi ragazzi. Questo è uno dei metodi con cui noi riteniamo debba essere usata la Web TV, e per cui abbiamo pensato di volerla fare. Chiudiamo, Fabrizio, ricordando alla cittadinanza che la Polizia Municipale è assolutamente a disposizione. Io credo che non ci siano problemi per qualunque esigenza loro vogliano portare, ma in particolare il nostro obiettivo è entrare in contatto questa sera su quello che è il problema dell'abuso di alcol. Quindi anche la Polizia Municipale è a vostra disposizione per darvi un suggerimento sulle cose da fare e su come intervenire. Hai un messaggio ulteriore? Io
il mio messaggio soprattutto rivolto non solo ai ragazzi, insomma, perché poi alla fine vediamo che in questo problema capitano veramente tutte le fasce di età, però noi ci teniamo soprattutto alle fasce più giovani, perché sono quelle che poi obiettivamente sono il nostro futuro. Quindi io spero che questo tipo di eventi, questa diciamo mescolanza che ormai abbiamo già collaudato fra lo sport, la musica e la sicurezza, veramente faccia capire come attraverso lo sport, la musica, attraverso quindi l'interesse, il rispetto di se stessi, si possa veramente arrivare a un divertimento sano, un divertimento tranquillo, quindi arrivare sicuramente a non avere più questi problemi che troviamo sulla strada, le uscite con l'auto, fuori strada, senza nessun motivo, da soli, e insomma questo vuol dire qualcosa, vuol dire che... E questo è SMS, un messaggio alla vita, portatelo alle vostre famiglie, riconoscetelo e ricordatelo ai vostri cari. L'unico vero scopo della serata che abbiamo fin qui portato avanti e che concluderemo fra poco è questo, un messaggio di sicurezza da trasmettere alla città, e vi chiediamo di chiudere l'ultimo anello, di portarlo nelle vostre famiglie. Grazie. Grazie. Grazie a Mario e al comandante dei Vigili Urbani.